È morto Carlo Giuffrè, il grande attore avrebbe compiuto 90 anni appena tra un mese. Una vita dedicata all'arte, teatro, cinema, ma anche televisione. Noto anche per il sodalizio con il fratello Aldo, morto ormai nel 2010. Insieme avevano debuttato con il grande Edoardo De Filippo. Una vita per l'arte. L'attore, nato a Napoli il 3 dicembre 1928, si era diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, ma la sua carriera evolve rapidamente quando nasce il sodalizio con Edoardo De Filippo. Dedica la propria vita al teatro, e come regista mette in scena testi indimenticabili. Le voci di D.E.N.T.R.O., Napoli milionaria. Esclamativo, Non ti pago e Natale in casa C.U.P.I.E.L.L.O. aperte virgolette. Giuffrè è stato anche insignito del titolo di grande ufficiale dal Presidente della Repubblica. Il cinema. Anche gli amanti del grande schermo l'hanno visto spesso. Dalla ragazza con la pistola di Mario Monicelli all'indimenticabile Pinocchio di Roberto Benigni, in cui interpreta Geppetto. Una parte della sua carriera cinematografica è dedicata alle commedie sexy. La signora è stata violentata, e la signora gioca bene a scopa? Per gli amanti del Festival di Sanremo, Giuffrè lo ha condotto nel 1971. Il ricordo degli amici. Nello Mascia, regista e attore, scrive: addio a Carlo Giuffrè. Con lui e Luigi cala definitivamente il sipario sul teatro napoletano di TRADIZIONE, aperte virgolette. News by TeSocialPost.www.tesocialpost.it